Ciao Massimo, buonasera, benvenuto. Allora, stasera però non parliamo solo di quello che è una novità per arrivare lì, ma parleremo anche di quello che sta accadendo in Europa, cioè in modo particolare in Europa orientale, fra Ucraina e Russia, con anche l'intervento americano e dei paesi della NATO, che ormai questo è evidente. Però, come tu sai, in Italia ormai la situazione sta peggiorando. Man mano che passa il tempo, man mano che passano i giorni, la situazione diventa sempre più caotica. L'Italia è rimasto l'unico paese in Europa ancora che insiste su restrizioni di Green Pass, di Green Cavolo, di mascherine, eccetera, eccetera, quando in Svizzera, in Austria, in Francia, e un po' tutta Europa, ormai queste misure altamente pericolose e discriminatorie stanno per essere tolte, o meglio, le hanno già tolte e praticamente l'Italia è rimasta l'unica ad applicare sanzioni assolutamente criminali, per non parlare dell'assurdità di imporre un stato di emergenza per via dell'Ucraina, quando i paesi confine con l'Ucraina, tra la Polonia, l'Estonia, l'Ungheria, la Moldavia, la Romania, eccetera, non, che sono lì a ridosso dell'Ucraina, confinanti, non hanno imposto nessuna restrizione simile all'Italia. E questo qualcuno me lo dovrebbe spiegare. Questo per quanto riguarda, diciamo, la realtà delle cose. Adesso ti lascio la parola per sapere quali altre novità ci sono nel caso che ci siano gli italiani che siano disposti a trasferirsi via. Ovviamente lo farebbero in questo caso non tanto per turismo, ma per una questione di sicurezza. E in quanto che dalle tue parti, insomma, ancora si respira una certa aria, sperando che si respiri il più lungo possibile. E quindi ti lascio la parola per l'ultima novità che è nel merito, prego. Allora, intanto grazie Valdo, un saluto a tutti. Sì, facciamo oggi un intervento in cui si parla di diverse cose. Allora, prima di tutto devo aggiornarvi sulle visite, no, che gli amici italiani stanno facendo e che continuano a fare. E proprio in questo momento ho un avvocato da Lucca, nella mia città, e precedentemente ho avuto un pasticcere da Verona. Sta andando tutto secondo, diciamo, la norma. Come ho ripetuto tante volte, bisogna sempre ricordare che qui siamo in Africa e che non è così facile spostarsi in Tanzania o a Zanzibar. Quello che posso dire è che risulta abbastanza, insomma, evidente, questo si sa, che gli italiani in linea di massima preferiscono Zanzibar, no? Perché è una meta turistica già famosa, molti ci sono già stati. Ed è veramente come stile di vita abbastanza congeniale, diciamo, per gli italiani. Ci sono tanti italiani, cioè, in Tanzania ce ne sono meno. Ecco. Quindi io cosa faccio? Li tengo 2 giorni qua in Tanzania, sono io ad Dar es Salaam, giro per la città, faccio vedere tutte le zone più belle e importanti, e poi dopo andiamo tutti a Zanzibar. Io mattina parto, amico avvocato, e andiamo a Zanzibar per 5 giorni. Ho avuto la fortuna a Zanzibar di incontrare, anche adesso lo posso dire pubblicamente, il vice sindaco, scusami, il vice console italiano onorario di Zanzibar, con il quale si crea un tipo di rapporto giorno, e Mi sente quindi male, Massimo. Cioè abbiamo un problema di l'audio, si sente malissimo. non si sente Proviamo niente. a Se parlo togliere con le immagini. Proviamo a togliere le immagini. Vediamo se vediamo vai con l'audio. Se vai con l'audio. le immagini. Allora, vediamo un po' se si sente un pochino meglio. Via. Allora, dicevo che ho avuto la possibilità di conoscere il vice console onorario italiano, con il quale sono riusciti a creare un certo tipo di rapporto, e quindi lui è cortese e disponibile. Scusate, ma purtroppo ci sono dei problemi di linea dall'amico Massimo Guerrieri, vediamo di recuperarlo.
Ecco, Marco, abbiamo recuperato, vieni. Purtroppo abbiate pazienza, ma qui ogni tanto Eh beh. funziona. Allora, dicevo che ho conosciuto il console onorario italiano di Zanzibar, ovviamente a Dar es Salaam c'è l'ambasciata, però spendendo molto tempo, su Zanzibar, sono riuscito a contattare questo consolato, riuscito a creare un certo rapporto. Lui è cortese, riceve tutti gli amici che vengono dall'Italia, dal punto di vista dell'organizzazione mia, mi sta dando una grossa mano. Allora, prima di entrare in dettaglio di riparlare di nuovo del piano B e piano C, sicuramente io sono molto avanti adesso nello sviluppo di tutto, no? Perché quando sono arrivato circa un anno fa, è quasi un anno che sono qua, naturalmente non avevo le idee così precise. Adesso invece ho accumulato tutta quella serie di informazioni che naturalmente sono molto utili per chi viene. Ecco. Allora, adesso volevo fare una breve parentesi, me l'hai chiesta anche te, no? Ubaldo, mi senti? Ubaldo, mi senti? Sì, mi senti, vero? Mi senti, Ubaldo? Va avanti, Allora, si sente purtroppo l'audio non è proprio buono, vediamo fin dove arriviamo. esatto. Allora, dicevo che mi hai chiesto un commento su quello che sta succedendo, no? Allora, intanto vorrei partire da vedere la prima immagine. Vado. Pronto? Pronto, la vedi l'immagine? Può caricare la prima? Purtroppo l'audio è pessimo, non si sente bene anche qui da casa. C'è gente che si lamenta, cioè dice che purtroppo non si sente bene. Dice che alcuni ti sentono attratti, altri no. Cioè, c'è un problema purtroppo di linea. Non so. È lì il problema. No, 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 no. Speriamo che. Boh. Mi sentite ora? Ma sì, ti sentiamo un po', ma qui c'è gente che o ti sente male o ti sente a Mi tratti. senti? Addio, sì, adesso ti Bene, qui è sento. tutto collegato, benedetto signore. Questo è il punto. Cioè, provo ad Mi andare avanti, senti? vediamo. Provo a parlare. Baldo, mi senti? Sì, io ti sento anche se la voce è disturbata, ma ti sento. Ecco, allora, mi puoi proiettare la prima immagine? L'immagine, ecco, Ce la fai? la metto, sì, ce la metto, l'ho già messa. Eccola qui. C'è Putin in Oh, mezzo al Papa e il allora. figlio Bush. Skull and Bones, un'idea un po' più chiara di che cosa di cos'è la Skull and Bones, di cui non si parla mai, si parla di tante stragi, secondo me, e delle cose importanti, naturalmente, ne vuole parlare nessuno. Allora, andiamo alla foto successiva. La foto successiva, la vedete questa? La vedete in basso questa? Qui è il vecchio presidente, il presidente cinese precedente con la signora Obama sulla sinistra e Putin sulla destra. Vedete? Ecco, andiamo all'immagine successiva. Questo qui è sempre il presidente cinese, lo vedete? Con Bush di dietro, W. Bush di dietro e Putin sulla destra. Poi c'è un'altra immagine, la faccio vedere anche più grande. Questi dicono che siano uniforme massonica, tutte stupidaggini. E tante volte caricano anche su Facebook delle cose proprio da stupidi. Questa qui è un'uniforme tradizionale
thailandese, scusa, scusate, vietnamita, che non ha niente assolutamente a che fare con la massoneria. Andiamo avanti, anche se questi sono tutti massoni. Andiamo avanti, si vede, lo vedete Bush qui? Qui credo che sia in Messico, mi dà l'idea che questa sia una cosa del Messico. Di nuovo Bush con Putin, vedete come sono nemici, li vedete in faccia, no? Sono vicini ma si odiano. Ecco, questa proprio è l'immagine che esprime proprio, lo vedete? Sì, vedo, Lo vedete proprio come sono cupi in viso, vedete? Cioè non sorridono nemmeno, sono proprio, tengono le distanze perché si odiano, vedete? Ora io faccio un certo umorismo su queste cose qui, no? È evidente. E cosa voglio dire? Voglio dire che, come ho cercato di spiegare nel corso di ormai 2 anni, quando ho iniziato a parlare, diciamo, del nuovo ordine mondiale, così come poi l'ho scritto nel libro, agli altri livelli, che piaccia o che non piaccia, sono d'accordo. A me dispiace dire queste cose qui perché mi dispiace molto, però ci sono ormai centinaia di evidenze fotografiche, storiche, di qualsiasi tipo, che dimostra appunto quello che ho appena detto, che agli altri livelli sono tutti d'accordo e stanno lavorando tutti come ho spiegato io all'installazione del nuovo ordine mondiale. Cioè questa guerra qui è stata soltanto diversivo da questa finta pandemia che ci hanno venduto, perché evidentemente dopo tanti mesi erano tutti stanchi, siamo tutti stanchi di queste cose e c'era bisogno di un diversivo. Però gli obiettivi che loro si sono prefissati sono esattamente gli stessi, cioè chiudervi tutti in casa, tagliarvi le risorse, fare aumentare le bollette, impoverirvi per poi prendervi tutti i soldi che avete in banca e, se possibile, anche l'abitazione. Quindi io non ho mai fatto dei drammi. Mi senti, Ubaldo? Sì, ti sento, non bene, ma ti sento, avanti. Io non ho mai fatto dei drammi su il nuovo ordine mondiale, su questi che fanno queste cose, che sono cattivi, che sono qui, sono mai. Loro fanno il loro lavoro, loro fanno semplicemente quello che sono stati deputati a fare. Il problema siamo noi, il problema siamo noi che non ci si applica e non si vuole fare lo sforzo per capire come effettivamente stanno le cose. Ora, siccome ci sono stati anche degli interventi, no, in rete, come dire che il nuovo ordine mondiale sta finendo, no? Che ormai si sa, è completamente sbagliato. Chi dice queste cose qui non ha capito assolutamente niente, secondo me, di quello che sta succedendo. Volete un esempio? Io l'esempio ve lo faccio vedere subito. La vedete questo compito? Compiti elementari, no? Non so se è la terza, la quarta, la seconda, non ha importanza. Va bene? Stato postato circa 6-7 mesi fa e in parte ne avevo già anche parlato. Allora, qui vedete, la maestra ha dato un compito dicendo agli studenti quelle le cose che non possono fare. E loro hanno scritto: non possiamo scambiare le cose, abbracciarci, darci la mano, stare troppo vicini, offrire la merenda, giocare a palla, cantare, andare vicino a un compagno per aiutarlo, avere un compagno di banco, urlare, dargli il 5, che vuol dire fare in inglese, unirsi con un'altra, andare in gita, lavorare a coppie. Ora voi pensate che questa disposizione, no, del Ministero della Salute ha portato proprio passi con la pandemia, passi con la guerra. Quindi, come vedete, tutte queste cose che ci diamo sono tutti contenuti, tutte distrazioni, ma loro piano piano, piano piano,
fanno adesso un passettino indietro per farne due avanti, poi faranno un altro passettino indietro per rifarne altri due avanti. E ci sono commenti ascolta, si sente male? Non si sente male? Guarda, è un disastro, Massimo, io non so cosa dire. Si sente malissimo. Si sente male. Niente da fare, Massimo. Scusate, ma purtroppo Massimo, credo che fin quando non vada in un posto che abbia una linea decente, a noi sarà un casino. Se vediamo un po' c'è ancora, vediamo se riusciamo a prenderlo. Ma ecco Massimo, ma... Allora, riproviamo, via, che se fa purtroppo siamo un'emergenza. Ti dico solo che lì, guarda, mi dispiace, ma cioè, non so perché, a No, questo qua punto... no, è successo, no, può darsi che sia anche colpa mia, perché ho cambiato il Beh, cavo vai, del collegamento. finché si può andare, vai, dai. Io E può provo a darsi che... oscurare io così, ma diamo Allora, ci un'occhiata. sono domande? Ci sono domande qui? E qualcuno No, vuole fare una domanda, una o due nessuna domanda. domandine, magari un po' di quelle intelligenti? Non c'è nessuno che tenta? No. Provi, tentate, tentate, provate a chi c'è all'ascolto a fare delle domande intelligenti. Magari posso anche darvi una risposta intelligente, se posso. Allora andiamo avanti, parliamo un attimino, non so se si è capito quello che dicevo, mi scuso. Allora, parliamo del piano B e del piano C. Puoi far vedere questa immagine, Baldo, per piacere? Fa vedere? Fa Avanti, vedere? avanti. Puoi far vedere l'immagine? Niente. Avanti. Ci sei? Mi... Domanda no, la Oh. domanda, diciamo, la Ho mi... Tanzania sotto che influenza sta? Della Gran Bretagna? Ecco, questa è la prima domanda che leggo. No, la Tanzania se è sotto l'influenza di qualcuno, ora poi farò un intervento più avanti perché ho scoperto una cosa molto importante che avevo già intuito prima, ho trovato le prove, per caso. La Tanzania se c'è un'influenza e sotto un'influenza particolare è, diciamo, dell'Asia, principalmente della Cina, perché hanno dei contratti molto importanti con i cinesi, ma non ce l'hanno solo con i cinesi, ce l'hanno anche con i turchi. La Sud Corea ha appena consegnato il ponte, il Tanzanite Bridge, che ho postato anche su Facebook, un'opera certamente molto bella, è un ponte di collegamento tra una parte all'altra, e si è sotto il controllo di qualcuno dal punto di vista economico è sotto la Cina. Però Fabrizio Pepe, tutto sommato, non ha fatto una domanda sciocca. Bravo Fabrizio, in questo caso hai avuto un'intuizione giusta di cui parlerò in futuro ed è collegato al famoso trust di cui ho parlato in passato. Quindi la Gran Bretagna, anche se indirettamente, è collegata alla Gran Bretagna e poi ne parlerò. Allora parliamo del piano, me lo chiede proprio lui, parliamo del piano B e del piano C. Vedete questa foto? Il piano A è il piano della vita normale. Poi così parlando si dice che ci vorrebbe in particolare in questo momento un piano B, che è il piano di emergenza. Allora io non ho messo solo in piedi solo un piano B, ho messo in piedi un piano B e un piano C. Qual è la differenza? Il piano B è per tutti gli investitori che succede? Che succede? Ma niente, Per niente, avanti. tutti gli investitori, tutti coloro piccoli, medi e grandi investitori che si sono rotti le scatole di stare in Italia, di
Dovete capire, vi dico questa cosa, che secondo il mio modestissimo parere voi state lì e perdete solo tempo, perderete la salute e perderete tutti i soldi. Se magari qualcuno ha un risveglio, un tumulto anche di orgoglio e mi vuole chiamare e mi vuole fare una chiacchierata con me, dice Massimo, mi dai una mano per la fattività di quel partito. Io mia area, però vorrei vedere più interesse responsabilità. Fino adesso non mi ha contattato nessuno, soltanto soggetti. Piano B è un contratto vero e proprio nel quale io fornisco servizio da A alla Z per coloro che cercano lavoro, hanno qualità, skill particolari, ma soprattutto per il piano C è stato messo a punto invece è un lavoro più di consulenza, molto più leggero, diciamo così. È solo un lavoro di consulenza ora nel quale io fornisco il solito servizio dalla A alla Z per i pensionati e per coloro che vogliono venire per un determinato periodo. Allora, state attenti, chi non ha tanti soldi e Purtroppo, buonasera, ancora Massimo, è lì io, ma non so cosa fare perché la linea è infelice. In ogni caso, vediamo un po' se riesce a farvi apparire, anche per una questione di... Vediamo un attimino se riesce. siamo, no? Allora, Massimo. dicevo che posso continuare? Dicevo che per coloro che non hanno grandi soldi, non hanno grandi possibilità economiche, soprattutto perché nel piano B io chiedo delle garanzie e c'è da investire comprando dell'oro con una Ovesta, no? Chi vuole fare una cosa più soft, c'è cioè qualche soldo da parte, c'è cioè la sua pensione, eccetera, eccetera, il piano B è per lui o per lei. Allora attenti, attenti, la legge sull'immigrazione tanzaniana non ha un minimo di età. Vuol dire che in teoria anche uno che ha 50 anni, però ha un certo patrimonio, può ottenere il visto che ho ottenuto io come pensionato, anche senza avere l'INPS, perché naturalmente da 50 anni, 55, l'INPS non ce lo può avere. Allora in quel caso c'è la maniera di fargli ottenere un visto di 2 anni come pensionato rinnovabile ogni 2 anni. Quindi, se c'è qualcuno all'ascolto che vuol venire qua, vado, Sì. per Ma piacere, fai casino, per piacere, no, chiudi il ti sento, microfono, va, va. Ti sento. Ma che è chiudi il casino? Chi è che fa microfono, casino? Madonna, chiudi il microfono, sento rumore, Ma abbi questo è pazienza. casino? Io sento rumore, Ma abbi questo è pazienza. casino? Allora, Vai, vai. abbi pazienza. Allora, dicevo, per coloro, per esempio, che hanno anche 200, 300, mezzo milione di euro o investiti o comunque sia anche un po' in contanti, ovviamente, no, serviranno anche in contanti. Mi contattino pure perché loro possono venire lì, li trovo la maniera di stare lì anche un anno, 2 anni, senza nessun tipo di problemi. Con i soldi in tasca in Africa si compra tutto, non abbiate problemi. Si compra in maniera legale, non in maniera illegale. Basta trovare la maniera per farlo, per ottenerlo il visto. Ecco, poi, come dicevo, quindi va bene anche per coloro che vogliono venire per un certo periodo, non se la sentono a stare in Italia e quindi possono rimanere probabilmente fino a 6 mesi, un anno senza nessun tipo di problema. Va bene, li troviamo. Se vogliono comprare una proprietà a Zanzibar ci sono ovviamente molte opportunità e quindi il piano C è un programma molto più soft e rispetto al piano B. Come funziona? Coloro che sono interessati mi devono scrivere a, vedete, no? Dietro a me c'è scritto mmguerrieri@iaco.com. Devono fare una
donazione di 33 euro attraverso il sito ambienteaperta.net. Dopodiché io gli mando i due piani, quello B e quello C. Se lo studiano bene, se li studiano bene, se desiderano andare avanti, fanno un'ulteriore donazione per la mia consulenza per 66 euro e a quel punto io sono a disposizione. Il passo successivo, se sono determinati ad andare avanti, è quello di organizzare una visita qui da me di una settimana. Una settimana adesso è più che sufficiente. Tenete presente che in termini di costi, il biglietto aereo costa con l'Ethiopia Airlines, la compagnia che io raccomando. Vi do tutte le informazioni di cui avete bisogno. Tutte le informazioni di cui avete bisogno, costa circa ai 500 ai 550 euro, andata e ritorno. E diciamo, le spese si aggirano grosso modo dai 700 ai 1000 euro quando venite. Parlo di una persona sola, se le persone sono in due naturalmente ci vorrà forse 800 euro di più. Però in linea di massima non è che sia una vacanza, diciamo, così, chiamiamola vacanza, no? Che è una vacanza molto costosa. Naturalmente è importante venire e rendersi conto di persona. Funziona e funzionano le leggi, capire un pochino meglio la società, l'ambiente, eccetera, eccetera. A questo punto possiamo andare avanti. Ci sono domande? Ci sono domande? No, Allora, vediamo un purtroppo no. po'. Hai detto mezzo milione di euro. Ho detto giù, ho detto fino a mezzo milione di euro, ma può avere anche un miliardo di euro, perché ci sono tante persone ricche in Fino a Italia. mezzo milione. Però tenete presente che si parla per venire con un po' di tranquillità, per rimanere ci vuole quei 100-150 mila euro, ma queste ragazzi che ci posso fare, queste sono le disposizioni, non ci posso. Non ci posso niente, va bene, niente che fare. Chi ha un milione, chi ha un milione o chi ha, può venire in qualsiasi momento, è benvenuto, non ci sono problemi. Gli diamo tutta la consulenza per sistemarsi e tutto quello di cui ha bisogno. Adesso parliamo un pochino della borsa. La puoi mandare questa immagine per piacere? Perché come sapete, anche piano B, borsa e oro, crisi economica, reset finanziario, è un po' tutto collegato. Non si può parlare di un argomento e non trattare gli altri. La puoi far vedere questa immagine, Ubaldo? La puoi far vedere questa immagine per piacere? Pubblica, non la vedo più, non c'è più, ma la devi mettere perché qui non si vede più. Prego, Scusatemi, tanto per cambiare, lì è saltato prego, un'altra purtroppo non si volta vede, non questo so. impiastro qui. Insomma, un po' un caos. Eccolo, lo Eccola là, vedete? perfetto, adesso la facciamo vedere subito. Allora, vedete, Eccola qui. questo qui è il Dow Jones di ieri. Come vi avevo annunciato io ormai un anno fa, il Dow Jones in questo periodo, no, che è l'indice più importante di New York, si è oscillato dai 33 ai 36, è rimasto grosso modo sempre all'interno di questo limite massimo e minimo, e c'è una ragione per questo, io l'ho anche spiegato. Andiamo avanti. Questo qui è il minimo di ieri, perché ieri ha fatto un po' un piccolo tracollo, ha perso quasi il 5%. E questo qui è l'indice dell'oro. L'oro aveva acquistato, era andato su oltre 66 mila dollari al chilo, adesso sta riperdendo un attimino. Posso dire con mio dispiacere, ma anche con mio piacere, perché se sale troppo, poi dopo è più difficile comprarlo, non vale la pena comprarlo. Ecco, questa è l'immagine che vedrete sul mio sito sul quale sto lavorando come aggiornamento, in cui trovate tutte le informazioni sul piano B. Ci saranno altri tre bottoni nella home page, una per il piano B, una per il piano C e uno l'oro di Ovesta. Allora, ecco, questa qui lascia. Ah, ecco, una cosa importante sulla classe C, ve la dico. In Tanzania o a Zanzibar la classe C per pensionati non ha dei veri limiti di età, è
Prassi che ha 45, 46 anni, scusate, 56 anni, ma anche a 50, con un buon patrimonio sia possibile ottenere il visto da pensionati, pur non disponendo ancora di una pensione. Sono stato chiaro? Allora parliamo adesso un attimino dell'oro e dell'oro di Aosta. Allora, come ho appena detto, stiamo entrando, con il fatto della guerra, in una situazione economica molto molto delicata. Ed è, diciamo, normale in questi casi che il prezzo dell'oro oscilli, vada un po' su, un po' giù, per poi in linea di principio, alla fine della crisi, rivalutarsi di un 20, 30, tante volte anche 50%. Tutti gli esperti americani, io seguo due o tre di questi esperti americani, sono concordi sul fatto che alla fine di questa crisi economica in Ucraina, che speriamo che finisca comunque il prima possibile, l'oro si rivaluterà e a mio avviso andrà al di sopra dei 70.000 dollari al chilo. Quindi coloro che hanno dei soldi in banca in questo momento, come vedete purtroppo a causa della crisi economica anche le banche in un certo senso sono in difficoltà, vi limitano i depositi in contanti, addirittura un'amica mi ha detto che è arrivata una multa di 2.000 euro alla mamma, perché è andata a farle un deposito in contanti, il cassiere non le ha detto niente e ha fatto una cosa illegale, perché non si possono depositare più di 1.000 euro in contanti alla volta. Ora voi capite che questa è una cosa ridicola, io posso dare a mia mamma tutti i soldi che voglio in teoria e lei mi può dare a me tutti i soldi che voglio. No, non è nemmeno permessa questa cosa. Quindi state attenti, io non vi dico di spostare tutti i soldi dalla banca. No, io parlo di diversificazione dell'investimento. È buona norma, in particolare in questa situazione, investire in oro, diversificare in oro, perché molti di voi avranno già comprato Bitcoin, avranno già comprato azioni, avranno BOT e CCT, avranno immobili, ma nessuno, pochissimi di voi ha l'oro. In questo particolare momento è dove dovete mettere i soldi, dove dovete assolutamente investire. Io lavoro con Ovesta, perché siccome io sono in contatto con dei clienti che investono 100, 200, 100.000 euro in oro, non lo possono, non possono comprare l'oro e farselo recapitare a casa, è evidente. Questo si fa per piccole cifre. Ma per piccole cifre compratelo dove volete, l'importante è che lo comprate dove vi torna più comodo. Se siete interessati, diciamo, al di sopra di 20-25 mila euro, mi contattate, apriamo un bel Royal Class con Ovesta. Volete che ve lo consegnino loro? Ve lo facciamo consegnare a casa, non c'è nessun tipo di problema. Preferite tenerlo in Ovesta al sicuro dove nessuno ve lo può toccare? Io ho spiegato negli interventi che ho fatto anche in precedenza che quando comprate soldi in uno di questi istituti come Ovesta, Ovesta è un trust e nessuno vi potrà prendere i soldi. Anche qualora Ovesta per tutta una serie di ragioni dovesse fallire, è l'oro in deposito che garantisce l'azienda stessa, quindi non perderete mai un centesimo. Sono stato chiaro, Ovaldo? Certo, va avanti. Ti sentiamo Allora, adesso abbastanza bene. un follow-up veloce sul nuovo ordine mondiale per la trilogia ebook, ricordando che è ancora disponibile a 9,99 euro ed è finalmente l'edizione aggiornata, cioè esattamente corretta come quella su carta. È stato un lavoro lunghissimo, sono 1042 pagine, vedete questa è la home page, si vede, no? La home page nella quale aggiungerò quei tre bottoni qua di sotto che vi dicevo. Ecco, ora io vi rifaccio vedere una foto che avevo già fatto vedere in passato di Romney Stewart, presentata già nel libro, no? Che dice, è una frase di Adolf Hitler che dice:
Il governo è fortunato perché la gente non pensa. Vedete, non pensava nel 1930, 1940 e continua a non pensare oggi. Allora, poi un'altra frase, dichiarazione molto legato perché è legata alla simbologia, che è probabilmente, credo, tra le tante informazioni che ho messo, che ho raccolto nella trilogia, la simbologia è a mio avviso, lo studio dei segni, l'aspetto più importante, ed è forse quello per il quale non mi fanno parlare tanto sui canali alternativi, di Manny Pio, che dice: quando la razza umana imparerà a leggere il linguaggio dei simboli, un grande velo cadrà dagli occhi degli uomini. E adesso vi faccio vedere proprio un'ultimissima immagine, questa qui, fatto un po' di studio sui film, e ho scoperto che ci sono tre film. Uno si chiama e si intitola Io sono leggenda, e il secondo, abbastanza famoso, si chiama Residence Evil, The Final Chapter, e l'ultimo, Bram Pritt, che si chiama World War Z, che sono tre film nei quali si parla di questi soggetti che vengono chiamati zombie non morti, che sono completamente, vedete l'espressione, completamente impazziti, fuori di testa completa, e cacciano tutti coloro che invece sono sani. Sani intendo dire che non hanno sto virus addosso. La cosa intrigante è che se si fa un po' di ricerca sulla CDC, sul CDC, che è il sito dell'organizzazione, cioè dell'Istituto della Salute americano, no? Si chiama CDC, si vede che all'interno hanno preparato un fumetto a colori. Vedete l'immagine sulla sinistra, no? L'immagine sulla sinistra, vedete questo qui con tutta questa faccia, con tutte queste maschere, è esattamente l'espressione di quelli di sopra, dei tre film. Ecco, e a destra c'è appunto un'immagine che ho ripreso da questo giornalino, questo cartone, ho fatto un cartone, l'ho messo insieme, in cui si parla di zombie virus. Io ve la butto lì questa cosa qui. Probabilmente nel momento in cui attiveranno il 5G, che è la fase successiva che dovrebbe iniziare o a autunno o nel 2023, i soggetti che hanno ricevuto, direi, più di due o tre vaccinazioni, diciamo probabilmente le quattro vaccinazioni, direi di sicuro, però anche le due o tre, potrebbero andare incontro ad una sintomatologia da zombie virus, come quella descritta da loro, perché loro le cose ce le dicono tutte, basta andare a cercarsele. Poi, siccome noi siamo pigri, si aspetta sempre lo zio Tom che ci venga e che poi ci paghi i debiti o che ci levi dalle peste, e loro continuano a fare regolarmente quello che hanno sempre fatto. Ci sono domande? Io ho finito il mio intervento. Se ci sono delle domande, ne possiamo parlare. Teobaldo, chiedimi Non tutto quello che ancora. vuoi. Ah, non ho importanza, sono commenti. Dimmi te allora, dai, fammi un paio di domande te e poi chiudiamo. Insomma, non so se avete sentito No, l'intervento. beh, diciamo così che ormai è un problema cercare di salvare i propri risparmi, perché si butta sull'oro, poi magari fra un po' va giù No, e... l'oro non può andare giù, No, Ubaldo, non dire dico, lo so, ho capito, sciocchezze. ma vale per due anni, tre L'oro anni. no, l'oro si è incrementato 5 volte negli ultimi 20 anni. L'oro non ha mai perso peso, scusate, valore, lo può perdere temporaneamente, ma io non dico mica di Ma... mettere tutti i soldi in oro. Poi con Aovesta, nel momento in cui tu avessi anche bisogno di soldi, Aovesta funziona come un conto corrente, te li rimette, ti vende oro, fai la richiesta per l'importo che vuoi sul conto corrente, ti vende l'oro e ti rimette e ti trasferisce l'equivalente del valore sul conto corrente. Funziona un po' come una seconda banca, capisci? Quindi non dovete assolutamente essere timorosi. Vi faccio presente un'altra cosa molto importante che nessuno vi dice.
I soldi che avete in banca li avete guadagnati, eh? Direi quasi tutti onestamente, eh? Ma non sono vostri. È bene che vi mettiate in testa questa cosa qui. La banca ve li può prendere in qualsiasi momento, tutti, senza nemmeno darvi il preavviso. Nel momento in cui invece comprate oro con una vesta, i soldi vostri spariscono dal circuito bancario. E l'oro diventa di vostra proprietà e nessuno ve lo può toccare. Sono stato chiaro? Sì, chiarissimo questo Ma punto. non è, sì, Ubaldo, non è un dettaglio da poco questo, No, eh? È no, 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 certo non è fondamentale. dettaglio, è ovvio. Ma la gente non le sa Assolutamente queste no. cose. No, la gente non le sa queste cose. E anche quando gliele spieghi, tante volte non le capisce. È assolutamente fondamentale capire che i soldi non sono nostri. Sui soldi sull'euro c'è cioè il copyright. I soldi appartengono alla banca centrale. Li può ritirare immediatamente. Nel momento in cui poi inseriranno la moneta digitale, automaticamente i soldi che avete sul conto corrente diventeranno moneta digitale. Intendiamoci, sono già moneta digitale perché il 97% dei soldi sono tutti digitali, sono numeri nel computer, quindi si fa un gran parlare di questa moneta digitale. La moneta digitale esiste già, però non ci saranno più, diciamo, le monetine, no? L'oro non potrà mai essere trasformato in moneta digitale. L'oro sarà sempre oro perché è l'oro dei ricchi. Loro non lo trasformeranno mai in moneta digitale. E dove mettono i soldi? Dove mettono gli utili loro? Comprano sistematicamente oro. Tutti, a grandi livelli. Ho fatto due interventi sull'oro, guardateli di nuovo, postati sul mio canale. Altre domande, Waldo? No, altre domande per il momento no. Voglio sapere a West di che nazione è? Tedesca, mi sembra, no? Tedesca, è un istituto tedesco, sì. Istituto Niente, per il tedesco. momento non sono domande, neanche una. Ecco, questo per il Fammela te momento. allora le domande. Fammela te adesso le domande. Fammi una domanda o due Vabbè, te, sono io forte. diciamo che più che una domanda, è una considerazione che io posso così constatare qui in Italia per chi vuole andare via. Diciamo che c'è della gente che vuole andare via, che però non può permettersi di andare. Poi c'è qualcuno che vuole così andare via, magari poi dice no, ma anche spotendo, ma dice no perché ha qui affetti, ha interessi e non si muove. C'è la cosa strana in Italia che solo una minoranza, ma proprio minima, cerca di muoversi, si muove, la maggioranza rimane qui, si lamenta, ma non ce n'è uno, dicasi uno, che veramente faccia qualcosa, quantomeno insomma, proponga qualcosa per ribaltare questa drammatica situazione. Cioè l'Italia purtroppo è ridotta. Allora, fammi rispondere a Lorenzo Landi. Lorenzo dice: vorrei chiedere al Massimo se le sanzioni applicate ai magnati russi potrebbero essere applicate anche ai trust tipo Ovesta. Assolutamente no. A Ovesta è un trust per la legge internazionale. Nessuna nazione al mondo può fare niente contro un trust, in teoria. Ci Certo. sono i trustee, che è molto Bene. importante. Beh, questa è una risposta che Lorenzo Landi, giustamente, o anche altri che Sì, certo, Alda, anche l'oro e i gioielli va bene, certamente, sempre oro, no? Che, certo, anche certo. monetine, potete comprare anche monetine, insomma, ci sono tante aziende che vendono per piccolo. Potete andare anche, ve lo dovrei dire io, l'oro potete andare a comprarla anche da un orefice, dall'orefice di fiducia, se ve lo vende, sempre oro, State attenti al prezzo che vi fa, informatevi bene. La consulenza sull'oro io la fornisco gratuitamente. Tutta la consulenza sull'oro mi potete, a proprio telefonica, mi potete chiamare quando volete. Non posso fornire tutta la consulenza telefonica sul piano B e sul piano C,
perché mi tengono ore e ore e ore al telefono e poi non vengono. No, 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 perché io non posso lavorare così. Seguite tutta la procedura per bene, vi prendete, fate una prima donazione di 33 euro. Cosa sono 33 euro? Poi c'è un ulteriore, se vi va bene, se vi va bene, fate un ulteriore passo, comprate la consulenza di 66 euro. Con 99 euro voi comprate una consulenza che come minimo andate da un avvocato, vi chiede 2 o 3 mila euro. E non vi dice un cazzo di niente, perché io con gli avvocati, sapete quanti avvocati ho girato in America e anche in Tanzania? Non vi dice niente un avvocato. Un avvocato vi fa soltanto la pratica del visto senza garantirvi niente. Nulla. Ok? Quindi quando mi si viene a dire oh, costa troppo, se costa troppo state in Italia, perché non avete la minima idea di come funzionano le cose. E io gente che non capisce, che non ha logica e l'intelligenza di un minimo di esperienza per capire che già il servizio che offro è unico in sé, perché mi sto prendendo un sacco di responsabilità e sono l'unico a farlo in Italia e probabilmente nel mondo. Se poi mi dovete anche stare a sindacare che costa troppo, sinceramente state a casa. È meglio anche per me, perché non ho voglia di perdere tempo con gente che non capisce niente. Voglio essere chiaro, eh? Certo. Ubaldo, Sì. Ubaldo, Sì, sono dimmi, qua. che dicevi? Che dicevi? Ma te vieni o no? Ma che fai? Io non te l'ho già detto, ti aspetto. Speriamo, Fai? spero, non so, adesso io qui purtroppo sono da sistemare, chiedono ancora qualche mese di tempo prima che siano sistemate definitivamente e Quanti poi anni hai, Ubaldo? ormai ne ho già più di 60, Allora, 64, con prendiamo il tuo caso, no? Prendiamo il tuo caso. Te hai la mia età, praticamente, io sono un paio di due, tre di più, comunque, è la mia età. Te puoi ottenere il visto con un'estrema facilità, estrema facilità, te lo danno. Naturalmente, qualche soldo in banca lo devi avere e devi trovare la maniera di guadagnare se vieni. Tutto lo smart working, tutti coloro che hanno lo smart working possono venire e lavorare tranquillamente, perché se uno per esempio fa un lavoro di softwareista e lavora sui software, non è che ruba un posto ad un tanzaniano o uno che vive a Zanzibar. Continua a fare il proprio lavoro, c'ha il suo visto, c'ha la propria abitazione, avrà le sue entrate, voglio dire, lavorare in Italia, lavorare in Tanzania non cambia niente. Cambia assolutamente niente, però qui non ci sono imposizioni, c'è in linea di massima un tempo fantastico. Io anche oggi sono stato al mare 2 o 3 ore, poi sono tornato, cioè un paradiso. Ma cosa cazzo ci state a fare in Italia? Io come si fa a essere? Io vabbè, ormai ho tanti anni di esperienza all'America, magari ho scritto un libro, ho fatto ricerche, tante cose, forse ho una mente un pochino più elastica. Ma il peggio deve ancora venire. Ma qui siamo solo Allora, alla fase A. Leggete la fase 1, leggete le conclusioni del libro. C'è ancora tutta la guerra, c'è la terza guerra mondiale è iniziata. Ma cosa, non avete capito che vogliono una terza guerra mondiale questa qui? Non so fino a che punto arriveranno, perché dopo due guerre che sono poi state causate dagli stessi soggetti, in linea di principio, tutte e due, magari adesso ora stanno un po' più attenti. Ma il numero due a loro non gli piace, devono assolutamente creare il numero tre, la terza guerra mondiale. Dopodiché ci sarà l'attivazione del 5G o concomitantemente, ci sarà l'introduzione della moneta digitale e sarete tutti microchippati. Qui vi posso dare con minimo di certezza e posso dire che fino al 2025 non succederà niente. Sono certo ormai al 90%, ma 3 anni sono lunghi. Cosa ci state a fare in Italia? Potete venire qua per 3 mesi, poi casomai ci potete sempre ritornare in Italia. Non è mica detto che non ci ritornate, vi fate una bella esperienza. Ma guarda, state qui 3 mesi e vi ci vuole 3-4 mila euro. Ma nemmeno, nemmeno.
Chi è che non ha una cifra di questo tipo da utilizzare in emergenza? Via! Io non so più come dirvele le cose. Ve l'ho detto queste cose 2 anni fa. Ve l'ho detto 2 anni fa. Ho cercato di dirvi e comunicarvele in tutte le maniere possibili e immaginabili. Ma è possibile che così pochi abbiano capito? È così ormai. Dai, Obaldo, contatta Alda, che se gli dai una mano a vendere l'appartamento ti porta in Tanzania, dai. Ah beh, se riesce a farcela, senza dubbio. Dai, no, lo devi vendere te. Io l'ho già contattata, vediamo. Quindi speriamo che Alda faccia, insomma, che realizzi il suo sogno, insomma, che io lo auguro di cuore, sì. Come anche altri. Prince dice una cosa corretta. Ubaldo, vendere oggi appartamenti in Italia è anche un'impresa, perché i soldi non ce ne sono, e chi ce li ha non sempre li spende volentieri, e anche questo è un problema, perché c'è anche una crisi che, insomma, veramente è incredibile. Cioè, ma tra poco non troverete, tra poco non troverete più nemmeno niente nei supermercati, l'avete capito o no? Sì, purtroppo. Ma come fate ad essere così? Oh, non vuole offendere nessuno. No, ma è così, non vedete la progressione degli eventi. Ecco. Guardate avanti. Purtroppo saranno anni tremendi fino al 2025. Dovete trovare un riparo fino al 2025. Chi ha un po' di risorse, venga qua. Qui si sta benissimo, non succederà niente. Poi se le cose si risistemano, uno può sempre tornare in Italia, no? Ma non è mica che uno deve partire e non tornare più. No, se vi affidate alle persone giuste, vi potete fidare, venite tranquilli. Siamo messi bene qua, sono organizzato piuttosto bene. Dovete venire con tranquillità. È questo che dico io. Rido, fai tu sicuramente. Poi anche per venire una settimana in vacanza. Venite una settimana in vacanza, no? Che siete a fare lì? 2 settimane? Venite in vacanza, chi può, che ha già perso lavoro. Poi naturalmente il mio messaggio è indirizzato principalmente a quelli che erroneamente vengono chiamati Novax. Erroneamente, non vogliono fare il vaccino. Chi ha perso lavoro, chi non fa niente, qualche qualche soldo, venga qua. Magari con 1200 fa le cose in economia, 1400 euro almeno fa una bella vacanza, si distrae un po', vede come funzionano effettivamente le cose. Dice Electric Spoon dice: Guerrieri è matto da legare, ma è il meno peggio. Grazie Electric Spoon. Lo sapevo che era un mezzo, io più che matto, non so se sono matto, magari sono un po' originale nelle mie cose, questo sì. Un pensierino lo faccio, Massimo, posso portarmi appresso anche la gattina? Certo, devo portare la gattina, il gattino, il cane, la cagnolina, il serpente, tutto quello che vuoi, non ti fanno più tanto, figurati. Electric Spoon mi ha mandato un bacino, pensa un po', chi l'ha mandato sto bacino? Vabbè, insomma, lasciamo perdere. Se non ci sono altri interventi, ci fermiamo qua. Domande non ne vedo, insomma, vabbè, comunque niente, certamente tutti qui sperano insomma che arrivi il meglio, anche se è difficilissimo per questa terra. Allora, se c'è qualcuno tra chi ci segue, questi qui ci hanno seguito stasera, che è interessato un Novax, che è interessato, condividete il video, mettetelo in contatto con me, cercate di darvi una mano, siete tutti dei cani sciolti in Italia, tutti dei cani sciolti, ognuno perso a se stesso e basta. Ma come si fa a tenere insieme un paese del genere? In questa maniera qui non si va da nessuna parte. Ma come si fa? Magari uno ha desiderio anche... mettetelo in contatto, se ne parla, si vede quello che si può fare. Via,
Mi fermo qui. Un saluto a tutti e ci sentiamo più avanti. Va bene? Buona serata. Ciao. Va bene, ciao carissimo, eccoci Ciao, ciao, qua, ciao, ciao. ciao a tutti, grazie per avermi seguito fin qui e alla prossima.